Siamo nel 2016 e a Sermide è primavera. Sulla riva destra del maestoso fiume Po, a ridosso dell'argine maestro, si apre ai nostri occhi il nostro paese. Le sue isole di sabbia, le golene, il reticolo di canali e i fossi che dividono i campi sono ambienti naturali ricchi di biodiversità. Lungo i fossi si sente il rospo comune che richiama la femmina nel suo territorio. Il riccio si è svegliato dal letargo. Nel prato è a caccia di lombrichi. Le cince, che troviamo spesso nei giardini, in questo periodo sono agitate. Il gufo, molto attivo di notte, di giorno dorme ben mimetizzato fra i rami degli alberi. Le farfalle e i fiori si concedono ai primi raggi del sole. L'airone cenerino ha i piccoli da sfamare. Il nido si trova tra i rami degli alberi più alti, poco distanti dai corsi d'acqua, dove trovano i pesci, la loro principale fonte di cibo. Nella colonia c'è sempre qualcuno che sta di vedetta per tenere d'occhio il territorio. Le rondini, migratrici per eccellenza e fedeli ai luoghi di riproduzione, si riappropriano del nido dell'anno prima. Se durante l'inverno ha perso qualche pezzo, con terra mista a fili di paglia lo ristrutturano per renderlo più sicuro e accogliente. Dopo un mese mamma rondine ha già i suoi piccoli e ha un gran da fare per crescere la sua prole. La fauna in questo periodo è in fermento. I cinguettii aumentano di giorno in giorno. I maschi alla ricerca di una compagna non hanno tregua. Nelle case di campagna della periferia di Sermide, dove ancora esistono i vecchi coppi, si riproducono gli storni. Una mamma storno è molto impegnata a nutrire i piccoli con i grossi lombrichi trovati nei campi. Anche i passeri amano i vecchi tetti delle nostre case di campagna. Alcune coppie si stanno corteggiando. Più tardi faranno il loro nido con fili di paglia sotto il tunnel dei coppi. I fiori di campo si aprono al sole. La ghiandaia, che si trova ormai dappertutto, è a caccia di insetti nel prato. Su un albero c'è un nido pieno di piccoli affamati. Crescendo diventano sempre più esigenti e i genitori devono fare molti giri per procurare il cibo necessario. I bruchi, in primavera, fanno delle gran scorpacciate di foglie tenere. Le fronde degli alberi si arricchiscono sempre più di foglie, ma non solo. Lo sparviere, un noto predatore, gode di una bella vista. Ha messo su casa su un albero che costeggia il Po. È una brava mamma. Lascia il nido di rado. Deve tenere sempre sotto controllo i pulcini in plumi indifesi. Per questo è il maschio che procura il cibo e lei lo distribuisce a piccoli pezzi a tutti. Dopo tanto impegno, il meritato riposo. Tra i rovi di una siepe si nasconde l'usignolo. Quando arriva fa bella mostra di sé su un posatoio.
e cerca di attrarre la femmina con il suo inconfondibile canto melodioso. Poi, con la compagna, mette su famiglia. Il Po e le sue isole sono aree naturali dove animali e vegetali prosperano in un ambiente lasciato alla natura. Nel parco golenale del Gruccione, in un punto dove il fiume ha creato le scarpate sabbiose, si trova l'habitat perfetto per i gruccioni e i topini. I topini sono dei cugini delle rondini. Appena arrivano dal lungo viaggio, non perdono tempo e scavano dei tunnel nella sabbia aiutandosi con le unghie e con il becco. Tutti gli individui della colonia collaborano per finire i nidi nello stesso periodo. La colonia dei coloratissimi gruccioni, che ha dato il nome al parco, quando arriva fa le cose con più calma. Sopra i posatoi che si protendono verso il fiume, il maschio fa un dono alla prescelta e se lei accetta la coppia si è formata. Poi scavano nella sabbia un cunicolo di circa un metro. Nella camera di cova e crescita, i genitori richiamati dai chiassosi pigolini portano degli insetti che in questo periodo trovano senza difficoltà nella rigogliosa vegetazione. Mentre il fiume scorre, e con lui le diverse attività umane, nella stessa scarpata di sabbia trova posto anche il solitario Martin Pescatore. Il suo nido lo costruisce accanto a quello della colonia dei gruccioni. Ma anche lungo le rive dei canali che percorrono il nostro comune. La mamma si affaccia nella camera dei pulli con il piccolo pesce. Ne dovrà portare parecchi per sfamarli tutti. Il Martin Pescatore, che non è un migratore, nella stagione invernale lo possiamo vedere soprattutto lungo i canali, dove può trovare sempre di che sfamarsi. E soprattutto lungo i corsi d'acqua, che a Sermile troviamo ancora degli ambienti naturali sopravvissuti in parte allo sfruttamento umano. Per tutti noi, la natura è fonte di sentimenti e forti emozioni. Il nostro comune ha la fortuna di avere il Po con le sue isole, le golene, la campagna e i suoi canali. Anno dopo anno assistiamo alla natura che rinasce per consentirci di poterla ammirare, un miracolo che si perpetua ogni giorno davanti ai nostri occhi e ci lascia sorpresi e incantati.